Ciao ragazzi, benvenuti in questo video oggi. Un video molto diverso dal solito. Volevo salutare tu. Non mi ricordo il tuo nome, ma ti saluto. Sai, ciao. Bene, oggi volevo provare a fumare un grissino. Allora, premesse tattiche: non ho mai fumato, non fumo, forse fumerò, ma chi lo sa. Questo è un normale grissino. Dalla raccolta di Frenchio dei grissini, potete vedere, visto? Un po' la dorotura, ecco, è un grissino. Questa è la fiamma accesa, ora voglio provare a fumare un grissino. Allora, innanzitutto devo bruciare questa parte e aspirare da qua, così funziona le sigarette normali. Quindi, iniziamo. Dovrebbe fare la fiamma, ecco, no. Quando inizia a fiammeggiare tanto, ok, vado, oh, ce l'ho fatta! Madonna, che schifo! Non ho visto il fumo, aspetta. Allora, è un odore strano, cioè fa schifo il sì, rumore. Il sapore fa schifo perché questi grissini sono forse un po' troppo dolci, ecco. Schifo. Dio mio, allora. Voglio provare qualcosa di un po' più potente. Allora, un pezzo di carta. Allora, bisogna rotolare il pezzo di carta. Se si vuole rotolarlo bene, bisogna partire da qua e pian piano rotolare, rotolare, fino a quando si rotola in modo bello, capito? Ah, colgo questa occasione per rispondere a una domanda che mi è stata posta nel video precedente, che lessico antiquato. Forse, ok, va bene. Ci sto. Ora, proviamo a fumare questo pezzo di carta. È vuoto, eh? È vuoto. Qua potete vedere l'aria che passa al suo interno. Allora, qui sono preparato una giotola con della buona acqua. Vediamo cosa succede. Non si, cioè, si è bruciata la parte esterna. Vabbè. Vai, vai. Pezzo di carta, c'è solo un pezzo di carta. Pezzetto di carta. Vado, Madonna. Funza col pezzo di carta, sì. Fermato per sbaglio, ecco. È una roba. Allora, vi spiego la parte teorica. Qua stando a fuoco, questa parte. Ora se io aspiro di qua, il fumo che c'è di qua va attraverso il pezzetto, che qua potete vedere c'è il buco, e bruciandomi la lingua riesco a prendere il fumo e a soffrire, perché alla fine non serve a niente. Però è molto simile l'effetto, da quello che vi... Cioè, a me bruciare... è normale... Voi fumatori, è normale che la lingua brucia? Perché io sto soffrendo. Oh Madonna! No, ho bruciato tutto, no, aspetta. Che dolore. Ho spento un attimo le cose, qua ho messo a posto. Ah. Allora, vi voglio un attimo fare una domanda. Se sapete, rispondetemi per favore. L'effetto che la lingua brucia è normale? Qua, guardate, oh! Il mio primo pezzo di carta fumato. Spero anche lui. No, me lo devo nascondere bene, però, ok. Devo nascondere bene, il sacchetto è rotto. Vabbè, lo butto giù dalla finestra. Non si fa, bambini, non si fa. Non prendete esempio da me. Ok, gustoso. Conclusioni facili. Il video era tanto per, volevo fumare un pezzo di carta tanto per. E alla fine ho scoperto che brucia un po' la lingua, ma forse perché è proprio la carta. Con le sigarette non credo che funzioni così. Vabbè, non lo so, ditemelo. Per favore, e noi ci vediamo in un prossimo video molto speciale con la potente bevuta di Monster.